un successo incredibile, un successo di quelli che si racconterà a lungo nel tempo. L'Empoli batte il Pisa a Pisa per 3-2, ma non è tanto in questo, è in come è successo, perché fino al 90esimo la gara era incanalata sull'1-1, Mancuso per gli azzurri, Marconi per il Pisa. Al 90esimo Mancuso trova il 2-1, sembra fatta, sembra gioia azzurra, sembra festa empolese. Al 93esimo Marconi spegne tutto e porta i festeggiamenti dall'altra parte, dalla sponda nera-azzurra. 2-2, non è finita, l'Empoli si rimette in carreggiata. 1 minuto e mezzo, Frattesi dal limite dell'aria trova il coniglio che esce dal cilindro, ed è 3-2 per l'Empoli, e la festa è unicamente di marca azzurra, e la grande gioia per tutti i tanti tifosi arrivati qua questa sera. Pisa 2, Empoli 3. Andiamo per pianetaempoli.it ad ascoltare le voci dei protagonisti. Oggettivamente facendo un po' di confusione, mister, c'è un po' di nervosismo in questo finale, immagino, però non da parte vostra. Una grande gioia per una partita incredibile, non so quante ne hai vissute in carriera così, però alla fine una cosa possiamo dirla: l'Empoli non ruba nulla vincendo a Pisa. No, infatti l'ho detto anche in sala stampa, credo che abbiamo vinto meritatissimamente, abbiamo fatto 3 gol, ne abbiamo sferrati tanti altri, ma soprattutto a livello di prestazione credo che stasera abbia fatto veramente molto molto bene per tutta la gara. Quindi ci sono stati dei momenti dove inevitabilmente abbiamo anche sofferto, abbiamo lasciato dei cross, dei calci piazzati, quello è vero, però abbiamo fatto veramente molto bene, recuperando palla sempre molto alti, costruendo tanto, tenendo tantissimo il possesso, al cospetto di una squadra che fa dell'intensità, dell'aggressività, dell'entusiasmo le sue armi. Quindi mi è piaciuta, credo che questa sera sia stata forse la più bella partita da questa nuova stagione, e credo che debba essere il punto di partenza per quello che dobbiamo fare. Quindi grande umiltà, ovviamente grandissima gioia, questa sera ce la portiamo a casa e ce la godiamo tutta, e da domani voltiamo pagina ripartendo da questa serata. Quando le vinci così, anche per il tipo di partita, per il derby, credo che ogni discorso sulla prestazione lascia veramente il tempo che trova. Però ti chiedo un giudizio complessivo sulla prestazione, magari un primo tempo un pochino in appannamento, però una cosa meravigliosa, che l'Empoli ci ha creduto fino al 95esimo. Questa è la cosa, secondo me, da esaltare, da evidenziare a caratteri cubitali. Sì, io credo che questa squadra abbia dimostrato in questo inizio di stagione grandissimo carattere, sempre, quando in Coppa Italia abbiamo sofferto in 10 e l'abbiamo vinta ai supplementari, quando in campionato magari sono stati dei momenti da tenere botta e l'abbiamo portata a casa, col Cittadella stesso gli ultimi 20 minuti sono stati difficili, ma questa squadra sa sacrificarsi, sa stringere i denti veramente e tirare fuori il meglio, e l'ho fatto anche stasera. Io credo che ci sono degli episodi nell'arco di una partita, di una stagione, che aiutano i gruppi a crescere. Io credo che il gol del 2-2 sia stato, nell'essere un infortunio, è stato invece un momento in cui il gruppo si è cementato, si è buttato tutto in avanti per cercare di vincerla e non accontentandosi del pareggio, segno che c'è grande voglia di far bene, soprattutto di crescere da un punto di vista proprio di spirito di squadra. L'abbraccio finale a Brignoli credo che sia stato una di quelle cose che aiuta un percorso di crescita, quindi anche un episodio negativo a volte può aiutare. A livello di attaccanti, appunto, grande doppietta di Mancuso, credo che sia veramente una buona notizia per questa sera. Sì, ma ha fatto una grande partita Leo, ma come ha fatto un'ottima partita Nino, ha sfiorato il gol nel primo tempo, nel secondo tempo c'è stato Moreo che è andato 2 o 3 volte veramente vicinissimo ad impattare la palla giusta. Credo che stanno tutti crescendo, ma io credo, sono sicuro che migliorando la condizione generale di squadra, migliorando la condizione di alcuni singoli, passando il tempo e conoscendosi, tutto insomma andrà proprio posto, e quindi le qualità dei nostri attaccanti, nel momento in cui riusciamo a sviluppare il nostro gioco, poi verranno messe a disposizione e si troveranno sempre meglio. La partita, al termine della partita con Cittadella avevi parlato di un po' di braccino, oggi invece la tua squadra ha avuto coraggio non soltanto nel finale ma soprattutto nel secondo tempo, sembrava quasi che a un certo punto il Pisa fosse intimorito, sono passati altri 5-2, si sono abbassati, voi avete avuto coraggio, è questo il tuo Empoli, sta diventando il tuo Empoli? Sì, stasera abbiamo avuto il braccione, al contrario, no, questo è l'atteggiamento che noi dobbiamo avere. La cosa che mi è piaciuta, dicevo prima, che al 93esimo noi non abbiamo calciato la palla lunga. Non abbiamo speculato, noi abbiamo giocato palla, perché quello deve essere l'input di una squadra che ha voglia sempre di uscire giocando. Poi è normale che in alcuni momenti qualcosa puoi pagare, ma fa parte del pacchetto, quindi non fa niente. Avessimo pareggiato avrei detto le stesse cose, non avremmo buttato la croce addosso a nessuno, perché chi gioca e fa un errore tecnico fa parte del gioco. Però quello è lo spirito di una squadra che stasera ha giocato a calcio, un grande calcio, e nel secondo tempo il Pisa si è tirato dietro, ha messo un difensore in più, si è messa là, ha giocato con qualche ripartenza, però
però non ci ha messo mai in difficoltà, cioè, quindi segno che questa squadra aveva preso campo, voleva vincere e lo spirito è stato quello di portarla a casa con i tre punti. Senti, bravi tutti, perché poi le gare si vincono in 14, in 16, anche chi non scende in campo le vince e poi ci sarà bisogno di tutti durante l'arco del campionato, però forse hai trovato la quadratura giusta, perché Desi lì sta facendo molto bene e poi Frattesi al netto del gol ha fatto una gara strepitosa confermandosi. Sì, sono contento per Davide perché ha fatto il primo gol in Serie B, quindi si è sbloccato, siamo così, l'avevamo detto e sono contento, poi in un momento delicato tre punti pesanti. Sì, Jacopo sta facendo bene, ma sono sicuro che la Ribi ci darà sicuramente grandissime soddisfazioni, perché in un momento che magari è un po' sottotono, però è entrato benissimo stasera, è stato determinante con due o tre passaggi filtranti, con lo spirito giusto, quindi non sono tutte scelte definitive, credo che ci sono delle scelte momentanee. In questo momento credo che questa squadra sia quella che possa esprimersi nel miglior modo possibile, ma già sabato abbiamo un'altra partita, magari faremo delle valutazioni diverse. Credo che chi scende in campo esce sempre consapevole di far parte comunque sia di una squadra forte, giusta, come spirito, e questa è la cosa importante. Lei usa spesso la metafora dei mattoncini, no? Per costruire qualcosa di importante, questa costruzione a che punto è? Ma non lo so, perché il calcio a volte inganna, no? Allora magari pensi, come eravamo a inizio stagione, le prime uscite di essere già abbastanza avanti e poi invece abbiamo fatto un passo indietro. Credo che per arrivare a un atteggiamento definitivo serve inevitabilmente tempo. Quei mattoncini li stiamo mettendo, innanzitutto con punti importanti, con risultati, e la continuità di risultati è importantissima, e stasera credo anche con la prestazione. Questo ci deve ovviamente caricare, perché credo che la strada sia quella giusta e bisogna continuare così, quindi grande umiltà e continuare quello che noi sappiamo di dover continuare a fare. Senti, alla quinta giornata non si può parlare di momenti chiave, però ti chiedo realmente, al di là dei tre punti, quanto vale la vittoria di stasera? Ma è la prima vittoria fuori casa, è la prima vittoria che ho nella storia a Pisa, forse non so, dico, ho tantissimi anni, no? Ho detto forse sì. E poi è stata una grande partita, perché... E per questo, per come è arrivata, insomma, per questo? Questo. La parte mentale della vittoria. Sì, è arrivata nel finale dopo che l'avevamo vinta, ce la siamo fatta recuperare e poi l'abbiamo rivinta di nuovo, l'abbiamo riacciuffata per le penne con un carico di entusiasmo che noi non dobbiamo disperdere, noi dobbiamo tenerci questo entusiasmo. Accoppiato sicuramente una grandissima umiltà, perché lo vediamo, questo campionato è micidiale, ogni partita è veramente difficilissima, a partire da quella che ci capiterà sabato contro un Perugia che è una squadra forte attrezzata per arrivare fino in fondo.